Ciao ragazzi, sono AndreaLink91, bentornati su Zoom Eleven Go Galaxy, la sfida alle amichevoli più difficili. Cercherò anche oggi di prendere qualche schiaffo dalle amichevoli che troviamo qui e la prima squadra di oggi da affrontare è la Chaos. Cominciamo subito, non perdiamo assolutamente tempo. Oggi proprio partiamo col botto, saluti veloci, intro super veloce ragazzi e via con la sfida. Sì, ho cambiato qualcosina ma ho ancora allenatore Slight, dovevo mettere l'altro, ma non importa. Ho la formazione, sì, anche la stessa. Vediamo un po' chi ci abbiamo contro. Dunque, Bryce Whitingale, ovviamente. Cloud Beacons, perché vabbè, ovviamente sono la Chaos. Non è che possiamo avere altri personaggi. Nepten, ok. Rein, Orine. Clear, Bomber, Baller. Hit e Grand. Beluga, Lynn, Bounty, Archie. Bounty è un po' che non vedo sto personaggio. E Iser. Non ricordavo neanche esistesse più di tanto alla fine quel tipo, quella tipa. Dunque, dato che non si può fare neanche molto volendo, quindi cominciamo così, guarda. Bravissimo che passi dietro. Ah, evocazione. Potrei anche provare a rubare palla, visto che siamo qui vicino, no? Allora, lei ha donna dalle falci. Dalle fauci? Dalle falci? Cosa? Non è molto chiaro il nome. Dunque, loro l'hanno attivato, quindi sarebbe occasione mia provare ad attivarlo. Difesa ho fatto invece di attacco, ho fatto uno sbaglio. Vortice tagliente, quindi dalle falci. Sì, ok, quindi fa la tecnica, mi supera, è ovvio. Bravissima! Perché faccio schifo? Gioco? Me lo dici? Allora, a questo punto andiamo con Viverna bianca, perché almeno vediamo di evitare scontri, di perdere scontri che sono altrimenti vinti, perché scatto anomalo, insomma, vorrei dire, mo non è, però, Ah, ok, dai però, accidenti. Aitor, rete da caccia. Grande Aitor! Aitor, su di te posso sempre contare. Aitor, Miximax, Gabriel. Che beh, combinazione vincente. Vabbè, portiere, abbiamo capito, lo evochi. Sì, bravo. Chi evochi? Grant? Ah, il totem. Peggio per te, perderai. Me frega niente proprio. Toh. Lucidità. Utilissima lucidità, eh. Stordimento in Inazuma Eleven. Go. Oh. Oh. Te lo raccomando. Beh, facci vedere come pari questo tiro incredibile. Bravi, bravissimo Gianni. Ma insomma, sempre le solite cose. Io rubo palla, loro fanno i passaggi veloci. Adesso riescono a passare. Allora, dato che sei passato, piccoletto, io evoco lo spirito guerriero del portiere. Eccolo qua, Grandius. Anche perché non ho più punti. Può essere che si ricaricano durante il secondo tempo un po', ma non bastano. Oddio, mano di Grandius per parare un palla di fuoco a quanto fai? 1003, oddio. Con Grandius quasi quasi non serviva. Già. Non è che servisse molto con Grandius. Chi evocano loro? Ancora c'hanno lo spazio per uno? Ah, va in armatura, certo. Peggio per lui. E infatti ha perso. Imboscata, che questa è bella però. Quelle fraschette lì. Ah, e poi al collo proprio battiamo proprio di prepotenza. Brutali. Lontanino, ma a flato bianco è molto potente. Anche arrivo in porta con un 3000 è sempre gol. Ci sto prendendo un po' di schiaffi, ma non troppi. Ma con Aitor ho finito tutto, ho finito. È certo che non riesco a bloccarlo. Se finisco tutto con Aitor, è ovvio. Perfetto, ok. Vai. E con Gandares anche Ascia del Boia. Prepotenza. E questo è un terzo gol, ragazzi, direi. Questa voglio vederla perché godo io nel vederla. Andata. Questo è gol. E via così. 3-0. La Chaos, insomma, è un po' una squadra così. Un po' quello che è. E qua andiamo con un altro gol. Eccolo qua. Forse gol, eh? Forse, perché sono un po' lontano.
1998 e gol 4-0. Buono, vabbè, la Chaos insomma non è troppo forte, dai. Occhio. Proviamoci un po' con Arculus, con impostore mixato. Traiettoria orbitale, lui è fuoco, quindi gli elementi non si affrontano. Però devo capire su Galaxy se è la tecnica che conta o se è l'elemento del giocatore come nella prima trilogia. Io sto vedendo ora nella seconda. In Azzurra Eleven 2 gli elementi contano da far schifo. Il portiere non para nulla, nonostante io l'abbia potenziato, difesa a 60, non para nulla, zero. Quindi. Però intanto abbiamo vinto la prima contro la Chaos, vediamo di vincere. Ah, oh cavolo, mi ha preso un colpo quando ho visto che andava avanti così veloce, dico che è successo. Attenzione, Darkstar, sarà un po' dura. Vediamo loro come stanno messi. Allora, destra, Sahel, Gwenel, Lefiel, Nenel, Rubu, Evimos, con H, Malphas, Zanos, Astaroth, ok, questi abbiamo già visti, qua, Ekadel, Anorel, what? Belal, Yentel, ma Ekadel, io non capisco perché hanno sti nomi Arachnes. I nomi celestiali dei giapponesi quando danno nomi tipo, che ne so, di divinità, sempre con L. Non ho mai capito sta cosa. Non diciamo che magari può essere male, Magari, cavolo però, corrono da far schifo. Ma che è una pietra? Corrono da fare schifo. Extra down. Allora, questa cosa me l'ero imparata ma non ricordo perché mi fa extra down a volte. C'era un qualcosa ma non ricordo perché. Allora, vado io con lo spirito. Ah no, è lui! Quindi, era fuoco Astaroth? Sfondamento, levati. Levati dal pallo. Te lo sapevo! Lo sapevo! Lo sapevo che andava a finire così. Me lo sentivo proprio nelle palle, me lo sentivo. Come ce lo sapevo? Ah, ok, non è fuori gioco. È fuoco, sì. È fuoco. Afflato bianco. Neutrale come elemento, cioè come scontro di elementi. 5. Oh, vai. Questo è gol sicuro. Che fa? Giendo? No. Cosa fa? Ah, la balena? La balena cosa? Deve presentarsi però. Ah, con Zac siamo. Vabbè però, questi sono dopati, porca miseria. Come fa a correre così un PG? Neanche Wonderbot al massimo correrebbe in quella maniera, dai. Altro che nettare degli dèi. Qua nettare della polvere bianca. Non lo so. Evoca. Non l'ho affuso con Riccardo, tranquilli. È che gli ho dato maestro per vedere che cosa poteva combinare col tiro, ma ho dimenticato di potenziarlo. Poi io non gioco praticamente mai a Galaxy. Le poche volte che lo accendo ora è per fare giusto le sfide a 99 e basta, perché proprio sto tante altre cose da registrare. Quindi, ok, se devi pararla, parala e non perdiamo tempo. Ah, ma già me l'ha calcolato? Cavolo. E zona micidiale finale non l'ha neanche potenziata. Vabbè, niente. Potevo usare il farmer, ma no. Non ci ho pensato minimamente proprio. Ho detto, in Azzurra Eleven Go Galaxy lo tocco solo per fare le sfide. Senti, Giannino, dai! Sto curioso, cavolo. Un po' troppo curioso. Capperi. Senti. E coso? Allora. Io non ci sto capendo un cavolo con questa partita. Se mi fai il piacere di farmici capire qualcosa, io ti dico grazie. Riproviamoci. Tiro. Gli ho dato super tecnica, perché spendere oltre 140 punti per un'evoluzione 5, come ho fatto a 2 super tecnica, che poi non serve a un cazzo, cioè è proprio
Inutile. Oh, tirano loro finalmente. Vai, vediamo che combinate voi col tiro. Zero Magnum. Oh. Si legge Magnum e non Magnum, perché Magnum è il gelato. E GN in inglese si legge GN. Quindi fatevi voi i conti. Finisce primo tempo. 1-0, ma sono forti, eh. Corrono come dei forsennati. Tra l'altro sto già pensando alla musica che devo usare sotto al video, perché ovviamente quella del gioco la disattivo, che mi copyrightano pure. Non è, non che sia sbagliato, però fa la passà, no? A parte che Arite Multimedia fa schifo, guarda, una compagnia peggiore di tutti. Non poteva trovare la Olma a cui affidare il prodotto. Mamma mia, che delusione. Guarda, ti faccio vedere come si fa Zero Magnum. Ti prendi lo spirito guerriero, te lo fai diventare armatura. Ti chiami il tuo compagno più fidato. Perfetto. Ed ecco, Zero Magnum. Livello 5, tra l'altro. Non potenziato al massimo. Oh, Gianni, punti, li finisci, per favore? Mi hai rotto il palle. Vabbè. Vabbè, colpo critico. E grazie che para col colpo critico. Beh, arrivava quasi a 2000, però, insomma, dai. Trina. Trina, verdurina! Oh no, già Trina! Ma che fa? Oh. Ma che fa questo? Frusta gigante? Ah, la pianta! Certo. Bella, ah, frusta. Pianta di fagioli che cresce fino in porta, cioè... E tiro arcobaleno reschinnato, Jimmy. Guarda, eccolo! Allora, con te, stella nera. Quindi vedi che devi fa. Ci proviamo. Non male. Non male. Pensavo peggio. Meglio di così non poteva andare. Perfetto. Questa non me l'aspettavo proprio. Allora, ho ricaricato Zack, così, no? Tanto per ricaricarlo. E ho detto, vabbè, passo la palla a Bylong, tanto sono in area di tiro, e riesco a tirare. Qui l'area di tiro di Inazuma Eleven, lo sapete che è abbastanza stupida. Tiro, ma ero troppo lontano, non ho calcolato bene. La palla vola, arriva sui piedi di Zack. Stranamente non è fuori gioco, forse non ero in fuori gioco, non c'ero proprio. Armonia atomica, batte barriera di forza e 3-0. Oh, fratelli di tutto il mondo, unitevi per il drago bianco! Ah no, uragano, vabbè ragazzi, drago bianco, uragano bianco, siamo lì dai. Oh, se fa come prima, se fa il quacquara... Ah cacchio, un po' basso, ma 1600 dovrebbe arrivare... 1500, che schifo. Che schifo che sei, portiere. Astaroth, fai schifo al palle proprio, eh. Fai schifo al palle. Ricordate, ragazzi, che il palle, se il vostro genitore ve lo chiede, il palle è una forza interiore, non sono le palle. Lo dico perché una volta uno mi ha scritto, vai, dovresti moderare i termini, perché dici palle. Sì, il palle, dico. Il palle è la forza interiore, non è le palle. Quelle che ti succhia tua moglie. 4-0, ragazzi, contro i Darkstar. Io mi ritengo più che soddisfatto, così non poteva andare meglio. Abbiamo vinto, dunque che ci date per la vittoria? Niente oggetti, bravi! Animali! Che cosa c'è? 7 monete di colore oro. Mi sarebbero servite 20 episodi fa, tipo. Ma ora no. Nella prossima partita, ogre e poi... Ma non lo so, ho come l'impressione che affronteremo... Mi sa che affronteremo le squadre storiche nemiche di Mark Evans. Eh già, affronteremo proprio quelle, ragazzi. Ad ogni modo, il video termina qui con 2 partite ogni episodio, lo sapete. Io vi ringrazio per aver seguito il video, in descrizione ovviamente link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, magari iscrivetevi. E noi ci vediamo ovviamente al prossimo video. Bye bye!